Cotanzi sta per tornare all'inferno e lui l'inferno lo conosce molto bene. Un tempo era il miglior poliziotto di Milano, poi è stato il poliziotto più corrotto della città e addirittura per anni ha vissuto per strada come fosse un barbone, finché Luca Betti, il suo miglior amico, non lo ha salvato riportandolo alla vita. E ancora oggi Luca Betti cerca in tutti i modi di proteggere il suo amico. In questo caso cerca di fargli cambiare idea, perché Tanzi vorrebbe farsi sbattere dietro le sbarre. Nel peggior carcere d'Europa, peraltro, a Canton Mombello, a Brescia, perché qui è arrestato il contabile dell''ndrangheta che potrebbe fornirgli delle preziose informazioni. Sì, perché Milano è teatro di una violentissima guerra, una guerra per lo spaccio. Da una parte ci sono dei nuovi criminali che vorrebbero diventare capi indiscusi dello spaccio attraverso una pericolosa metanfetamina che si chiama Green Inferno. Dall'altra parte, ovviamente, la mala che da anni controlla lo spaccio di cocaina. Così, mentre Marco Tanzi dovrà combattere la propria battaglia dietro alle sbarre, fuori, in città, Luca Betti, insieme con la collega Laura Damiani, cercheranno di dipanare la matassa. Se amate scoprire il lato oscuro delle città, se amate le storie ricche di tensione e di action, beh, sicuramente questo è il romanzo per voi.